L'ASL sta lavorando su tutti i fronti per ridurre il numero delle persone da vaccinare. La manager Morgante, presente al drive di Lioni, che resterà attivo oggi e domani, fa di nuovo il punto sulla situazione vaccini. Per ora si punta a completare le somministrazioni a domicilio, poi si passerà alle altre fasce aventi diritto. Già sono tre giorni che stiamo lavorando sul territorio con i team mobili, ci sono 12 team che stanno girando il territorio, uno per ogni AFT, oltre alle 6 unità mobili che già lavorano per l'assistenza domiciliare integrata. Insomma, stiamo lavorando un po' su tutti i fronti, sia sui centri vaccinali, sia con i team mobili, con l'esercito, con i travi. Insomma, stiamo aggredendo un po' tutte gli strumenti che abbiamo a disposizione per ridurre quanto più possibile il numero delle persone aventi diritti, in particolare i non deambulanti. La programmazione dipende tutto naturalmente dalle forniture di vaccini, quindi diciamo che il nostro obiettivo è prima di tutto far sì che azzeriamo le vaccinazioni a domicilio, dopodiché a quel punto ci dedicheremo con tutta l'organizzazione che abbiamo messo in piedi per tutte le fasce di categorie, insomma, aventi diritto. Prima di tutto le fasce, i fragili e i disabili deambulanti, che ne abbiamo ancora parecchi, insomma, da vaccinare, e naturalmente se ci arriva AstraZeneca anche con over 70 e over 60 nei centri vaccinali dove ancora non abbiamo completato la vaccinazione per queste categorie. Intanto la ripresa, secondo il direttore generale, dipende in ogni caso dal connubio vaccinazioni e rispetto delle regole. Per quel che mi riguarda sono valutazioni che naturalmente vengono dall'alto, quindi noi riceviamo le valutazioni a livello centrale, che ogni realtà ha una sua storia. L'Irpinia per certi aspetti in alcune zone è più tranquilla, proprio a livello di contagi, in altre realtà di meno, però naturalmente tutto è legato alla cautela, al rispetto delle regole, se tutto questo viene fatto e la campagna vaccinale va avanti potremo riprendere un po' tutte le attività.